La variante Delta ha già preso piede nel Regno Unito e presto lo farà anche nell'Unione Europea. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, a fine agosto il 90% dei casi porterà questa matrice che non è più mortale, ma sicuramente più contagiosa. Per la direttrice del Centro Europeo, la variante Delta circolerà intensamente durante l'estate, soprattutto tra i giovani che non sono vaccinati. Nei primi studi sembra che chi abbia completato la vaccinazione sia protetto, ma chi ha solo una dose è a rischio. Per questo si cerca di spingere l'acceleratore. In Portogallo sono già stati segnalati molti casi con questa variante. Per questo a Lisbona è stato riaperto il centro vaccinale nello stadio gestito dai militari. La vaccinazione è una priorità per i portoghesi. Si tratta di una corsa contro il tempo, dice il presidente. La cancelliera tedesca spinge perché gli altri stati europei seguano l'esempio della Germania che impone la quarantena a chi arriva dai paesi dove la variante è diffusa, come la Gran Bretagna. Non è quello che vogliono sentirsi dire gli addetti del settore turistico che chiedono la riapertura completa delle frontiere, almeno per chi ha completato la vaccinazione.